Passiamo all'interrogazione 353 del deputato Molteni concernente intendimenti del Ministro per l'integrazione con riguardo all'introduzione dello Ius Soli nell'ordinamento italiano e l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. Il deputato Nicola Molteni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Grazie Presidente, Ministro. Mi rivolgo anche agli ascoltatori di Radio Padania che ci stanno ascoltando. Con questa interrogazione, Ministro, noi poniamo al centro del dibattito un tema che per noi è fondamentale, il tema della lotta e del contrasto all'immigrazione clandestina, a cui è collegato un altro tema centrale, che è quello, il tema della sicurezza dei cittadini, sicurezza che oggi è sempre più inficiata da episodi di criminalità, spesso collegati anche a fenomeni di immigrazione clandestina. Noi siamo preoccupati, siamo allarmati, signor Ministro, per tre ordini di fattori. Primo, per i fatti gravi, gravissimi, che si sono verificati in questi giorni, prima a Castagneto Carducci e poi a Milano. Le ricordiamo che a Milano, in zona Niguarda, un delinquente, un assassino e non un pazzo come qualcuno ha voluto definirlo, ha ucciso tre persone a picconate e altre tante persone sono state mandate in ospedale. Non abbiamo udito dalle sue parole alcun segno di sdegno, di indignazione e di censura e di condanna nei confronti di questi fatti. Signor Ministro, le chiediamo inoltre, visto che in questi giorni lei ha annunciato alcune politiche di smantellamento nei confronti del contrasto all'immigrazione clandestina, noi chiediamo con queste interrogazioni innanzitutto che pronunci delle parole di sdegno e di indignazione verso questi fatti e le chiediamo se a fronte di questi fatti lei crede che la priorità oggi per il nostro Paese sia implementare le misure di accoglienza ed integrazione oppure rafforzare le misure di contrasto all'immigrazione clandestina. Grazie. Ringrazio il Ministro per l'integrazione, Cécile Kyenge, ha facoltà di rispondere per tre minuti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il deputato Molteni chiede di conoscere molteplici intendimenti del Ministro per l'integrazione in merito ad eventuali modifiche della legge sulla cittadinanza, all'abrogazione del reato di immigrazione clandestina, alla chiusura dei CIE, dove, faccio notare, si può restare privati della libertà personale fino a 18 mesi, nonché chiede di conoscere se si tratta di priorità del mio Ministero. Sono domande molto complesse. Eppure, nella limitatezza dei rigorosi tempi assegnati, desidero fare inizialmente presente che riguardano temi istituzionali di diretta competenza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia, con i quali ho iniziato a collaborare in un clima sereno e costruttivo. Da parte mia posso solo affermare in quest'Aula che talune mie dichiarazioni sono state ampiamente e rapidamente strumentalizzate nel corso dei primi giorni del mio incarico governativo. Oggi in Italia esiste tra le altre la grande questione della presenza degli immigrati, della loro integrazione nel tessuto sociale. È una questione ineludibile, a cui una democrazia moderna e avanzata non dovrebbe sottrarsi. Piuttosto ricordo che per i vari tipi di centri si spendono in via diretta 200 milioni di euro e molti altri vengono spesi per le attività connesse. Un tale impegno finanziario dovrebbe richiedere una particolare e costante attenzione sulla qualità e sull'efficacia della spesa, al di là degli slogan che creano facili consensi, ma anche solchi e diffidenza tra gli abitanti del nostro Paese. Le persone abbandonano i loro affetti e le loro famiglie per fuggire dalla miseria, dalle guerre, dallo sfruttamento, alla ricerca di lavoro e di tranquillità. Altre sono ormai in Italia da molti anni, da decenni, e conducono la loro esistenza al pari degli italiani, condividendo gli stessi problemi della vita quotidiana, spesso aggravati dalla condizione di essere straniero. È troppo facile, e non è vero che esista un'equivalenza tra immigrazione e reati. Ormai nessuno studio qualificato statistico avvalora questa tesi. Si delinque e occorre giustamente punire, indipendentemente dal colore della pelle e dalle origini. Piuttosto si deve fare estrema attenzione a non fomentare odi e a non speculare sul grande dolore delle famiglie colpite da gravissimi eventi delittuosi. Dobbiamo ritornare a porre al centro della politica la persona. Tornando alla memoria dei recenti fatti di cronaca, esprimo le mie profonde e sentite condoglianze ai familiari delle vittime e mi unisco al cordoglio dell'Italia migliore. La ringrazio, signor Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Nicola Molteni per due minuti. Signor Ministro, noi avremmo voluto però delle parole di censura e di condanna
molto più nette e molto più ferme. Prendiamo atto della solidarietà che ha mostrato, però avremmo voluto che nell'imminenza dei fatti lei condannasse i fatti che si sono verificati. Ha chiesto solidarietà per lei, ci saremmo attesi solidarietà imminente nell'imminenza dei fatti anche per le tragiche vittime di quegli episodi brutti che hanno portato alla morte di 3 persone. Signor Presidente, lei, signor Ministro, vuole una società multietnica, vuole una società multirazziale. Questo modello di società ha fallito, questo modello di società ha portato odio sociale, questo modello di società ha portato criminalità, questo modello di società ha portato a maggior immigrazione clandestina. Non lo dice la Lega, signor Ministro, lo dicono i dati, il filo conseguenziale e il filo diretto che esiste tra la criminalità e la delinquenza e l'immigrazione clandestina. Signor Ministro, lei vuole smantellare le politiche di sicurezza, di lotta e di contrasto all'immigrazione clandestina, ma noi non glielo consentiremo. Il reato di immigrazione clandestina è un reato che esiste in altri paesi, è un reato che è stato legittimato da una sentenza della Corte Costituzionale, la 250 del 2010, così come la cittadinanza. Non le consentiremo di modificare una delle poche norme giuridiche presenti e che funziona nel nostro paese. La cittadinanza, caro Ministro, non è lo strumento per arrivare all'integrazione, ma la cittadinanza è l'approdo finale di un processo di integrazione. Prima ci si integra e poi si chiede la cittadinanza. È evidente, lei lo sa benissimo, che tutti i minori stranieri presenti nel nostro paese godono esattamente degli stessi diritti dei bambini italiani: il diritto all'assistenza, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione. Non un diritto viene meno. Con la cittadinanza si attribuisce un solo diritto, il diritto di voto. E questa è la logica per cui voi, abbiamo sentito prima i colleghi di SEL, vogliono a tutti i costi il passaggio dallo ius sanguinis allo ius soli, quello per creare nuove sacche di voto, per compensare i voti che state perdendo. La Lega, questo fine settimana, e concludo, la Lega questo fine settimana sarà in piazza con migliaia di gazebo per raccogliere le firme, per far sentire il sentimento dei cittadini.